Allora, il problema è che a sto giro chiedere alla gente di chiudersi di nuovo in casa sarà molto molto difficile. Alle prime notizie avvisaglie di lockdown molte piazze si sono scatenate a partire da Napoli. Queste sono immagini di ieri sera. Napoli, quartiere del Vomero, un corteo unito protesta contro il DPCM del Premier Conte e il governatore della Campania De Luca. È la conclusione di un lungo fine settimana di contestazioni sfociate anche in violenza. Questa è sempre Napoli, venerdì scorso, vale a dire prima del DPCM di Conte, qualche ora dopo queste parole. Per quello che riguarda la Campania, procederemo in direzione della chiusura di tutto. Parole che hanno scatenato l'inferno a Napoli, una vera e propria guerriglia urbana. Scontri tra i manifestanti, con infiltrazione di estremisti di entrambe le parti e le forze dell'ordine. Il giorno dopo, scene simili a Roma. Piazza del Popolo diventa un campo di battaglia. Le proteste anti-Covid sono un'onda che ha colpito tutto il paese. I social network agevolano le creazioni di cortei in tutta la nazione. Questa è Palermo. E questa è Gallarate, vicino a Varese. Qua a scagliarsi contro le forze dell'ordine c'erano anche tanti minorenni. Questo è stato il weekend. Buongiorno al comandante Alfa, qui in studio con noi, uno dei più famosi comandanti dei Carabinieri. Buongiorno, ben ritrovato. Tiziana Beghin, Movimento 5 Stelle, buongiorno. E buongiorno, buongiorno a Pietro De Leo, collega firma del Tempo. Buongiorno, ciao Pietro. Beghin, queste sì. Immagini sono preoccupanti, sono tante piazze. Napoli la più violenta, diciamo, anche nei confronti delle nostre forze dell'ordine. Poi c'è stata Roma, poi c'è stata Palermo, c'è stato anche Gallarate. Che pensa? Beh, sicuramente in parte sono il segnale di una parte di cittadini che effettivamente è stanca e molto frustrata da questa situazione e ne ha tutte le ragioni. Dall'altra, purtroppo, come è stato evidenziato, è stata anche un'occasione per inserimento di altre dinamiche che purtroppo con il bene dei cittadini non c'entrano molto e che invece cercano un'occasione per fondamentalmente fomentare rabbia e creare disordini contro l'assetto istituzionale. Quindi abbiamo visto chi era presente anche in queste piazze e chi ha fatto maggior rumore, diciamo. Detto questo, cioè, è chiaro, cioè intende complicato. Magari criminalità organizzata, ultras anche... Esattamente, però questo non toglie il fatto che effettivamente ci sia un disagio da parte dei cittadini che è giusto esprimere. Ovviamente non si può non condannare la violenza, non si possono non condannare atti che non hanno nulla a che fare con la protesta e con il voler far sentire le proprie ragioni. Ci sono veramente due ambiti molto differenti in questo caso. Chiedo un'opinione al comandante Alfa sulle immagini che sta vedendo. Intanto lei ha più esperienza di noi, secondo lei che gente è? Sono famiglie, sicuramente, sono ristoratori? Guardi, sicuramente non sono i ristoratori, i negozianti, la gente che sta soffrendo. Certamente è un periodo bruttissimo questo, è un periodo molto delicato, quindi bisogna stare attenti. Sicuramente si è infiltrato qualcuno, ha buttato benzina sul fuoco, perché non credo che i ristoratori, le persone per bene, attraverso la violenza si risolve la questione. Adesso bisogna avere pazienza, credere nello Stato. Io come uomo di Stato dico che bisogna avere pazienza. Certamente qualche errore è stato commesso, chi è che non commette errori? Però adesso, per esempio... Che cosa le dicono i suoi colleghi? Cioè, che in questo momento è delicato gestire la popolazione, perché... Ma guardi che anche le forze di polizia non è che sono immuni al Covid, eppure sono in mezzo alla strada per salvaguardare, per proteggere la popolazione. Siamo in un momento difficile. Io credo che le forze di polizia, poi alla fine, guardi, le leggi le fa il Parlamento. Poi ci sono le forze di polizia che sono preposte per farle rispettare. Non c'entra niente. Sono lì per proteggerci. Prendi la sassata, bottigliate, non risolve niente.
Ecco che queste infiltrate, qui bisogna che lavori l'intelligence per cercare di limitare queste infiltrazioni. Dice Pietro De Leo, che è chiaro che se tu, per esempio, prendi le palestre, gli hai fatto fare degli investimenti, settimana scorsa gli hai fatto ancora di più correre verso gli investimenti dicendo se non vi mettete a norma poi vi chiudiamo, ora li chiudi, e quelli si arrabbiano. Ma guarda, io su questo non posso che dar ragione a chi si arrabbia, lo dico anche come voce, non dico fuori dal coro, però obiettivamente questo ultimo decreto sicuramente ha risposto a un'esigenza di prudenza, di cautela, di necessità di contenere gli spostamenti il più possibile, di mantenere la popolazione a una distanza sociale tale per cui si cerca di arrestare la curva epidemiologica. Però dall'altro lato sicuramente ci sono molte contraddizioni. Io peraltro sono vicepresidente dell'Intergruppo Sport al Parlamento Europeo e obiettivamente credo che ci dovrebbe essere magari maggiore attenzione a quelle che sono le evidenze scientifiche e statistiche. Quanti sono stati focolai nelle palestre, lei dice, sportivi. Quindi è stato uguale anche teatri, stavolta forse un po'... esagerato. Quindi, ora lo chiedo anche a Bassetti che non so se è esagerato, sicuramente ci sono delle pressioni molto forti in questo senso, però ecco, allora se si doveva fare, magari Bassetti ci darà la giusta opinione di un medico, se doveva essere fatto, allora però io mi aspetto che ci siano dei ristori adeguati, proporzionati e soprattutto molto veloci. Mi interessa, dottor Franceschi, il suo punto di vista, perché qui ospite da noi il virologo Bassetti dice questa pressione sui pronto soccorso è dovuta certamente al virus che c'è, però anche a norme poco chiare su chi deve andare in ospedale, chi non deve andare in ospedale, quando si deve ricoverare, chi dovrebbe essere assistito a casa. Lei dal suo punto di vista che pensa? No, sono assolutamente d'accordo con lui, nel senso che qui serve un forte patto territorio-politica-ospedale. È chiaro che il territorio deve fare la sua parte, cercando di valutare i pazienti quello a casa e capendo chi deve essere trasportato in ospedale e chi no. Questo sicuramente. Begin, può capitare. Chiarito. Certo. Esatto. Begin, allora in questo se ha ragione Bassetti, no. Certamente c'è... Sì, ma guardi, hanno sicuramente ragione, ma non è una questione di protocolli, è una questione che in questi anni la medicina territoriale è stata completamente abbandonata e smantellata. Il fatto è che in questi anni, purtroppo, con un trend che ha sempre portato maggiori risorse alla sanità privata e sempre meno a quella pubblica, siamo arrivati in una situazione in cui un'emergenza semplicemente non è fronteggiabile perché non ci sono i mezzi per farlo. Ma come no? Non ci sono i medici territoriali, non hanno. Ma non c'entra niente la sanità privata. Ma cosa diciamo la sanità privata? Ma per favore. No, diciamo che ma diciamo le cose come stanno, non è un problema di privato, è un problema di organizzazione della medicina territoriale che non c'entra niente. Hanno portato questa condizione. Ma dai, no, ma il privato, guardi, il privato può andare avanti per conto suo, non è un problema, ha i mezzi per farlo. Ma il fatto ma che guardi, io lavoro in una regione tagliati, del privato aspettate perché non si capisce. Guardi, lo dicono allora, tutti i suoi colleghi. Un attimo, non si capisce. Io parlo lasciamo con un attimo. Tutti i giorni allora, e tutti mi dicono questa cosa. Nella misura in cui il medico di base non è più in grado di poter valutare il ha ragione, è un problema del privato. Questo è il vero problema. Lasciamo un attimo. Regionale, territoriale non funziona perché è un problema dei privati, va bene, è la sua visione. Non ho detto questo, guardi che lei mi mette in bocca parole che non ho detto. Io ho detto che sono stati drenati fondi, no? Io ho detto che sono stati alla drenati sanità fondi pubblica. Molto più alla sanità privata ed è alla stata pubblica, smantellata immagino. In questi ultimi anni la sanità pubblica. Poi che il privato non abbia colpe, cioè è sicuro, non è che devo dirlo o non dirlo. Dico semplicemente che non sono stati fatti investimenti in sanità pubblica ed è stata smantellata la medicina territoriale, quindi oggi non ci sono i medici di base che possono fare le valutazioni e decidere se una persona può andare o non andare all'ospedale. E una persona che sta male oggi va al pronto soccorso, se c'è, mi è chiarissimo. Perché guardi che ci sono ancora anche i territori che sono senza pronto soccorso. Begin, mi è chiarissimo, grazie al dottor Bassetti, grazie a Tiziana Begin, grazie a Pietro De Leo.